ringrazio innanzitutto i miei relatori per la puntualità e per aver affrontato anche un lungo viaggio che mi ha portato fino a Pontecorvo, più o meno lungo a seconda del comune di appartenenza. E vi do il benvenuto a questo appuntamento, che è un appuntamento a cui tenevamo molto, che si inserisce nella cornice della 68ª edizione del Carnevale di Pontecorvo. Ringrazio anche tutti i tecnici e i dipendenti comunali che hanno lavorato in un giorno di tradizionale chiusura dell'amministrazione e dell'ente comune, e come vedete c'è stato qualche piccolo attimo di suspense, alcune cose non le trovavamo, non trovavamo delle chiavi, però come al solito, grazie al contributo fattivo del sindaco, siamo riusciti a trovare anche i cavalieri. Io dopo i ringraziamenti di rito per essere qui passerei immediatamente ai saluti per ammortizzare i tempi. È un sabato particolarmente impegnativo per noi perché è l'inizio vero e proprio di una manifestazione come quella del Carnevale che ci vede particolarmente impegnati. Oggi ci sono prove dei gruppi coreografici, stanno montando i carri, alle 2:30 inizia il lungo percorso dei carri verso la partenza. Passerei immediatamente la parola Anselmo per i saluti. Ringrazio il sindaco di Cortrice per essere qui, aver accettato il nostro invito. In rappresentanza di Danilo Grossi c'è l'assessore del comune di Cassino, Barbara Rifoco, che ringrazio. Cominciamo con i saluti. Grazie Moira per la bella giornata, grazie per il tavolo di relatori che ci hai portato a Pontecorvo. Saluto i relatori tecnici, le istituzioni che hanno aderito, grazie ai sindaci, saluto l'amministrazione comunale, l'assessore Carnevale Catuccia Mulattieri, saluto il consigliere comunale, l'ASM e chi ha voluto aderire, e ringrazio Pontecorvo siamo noi, che è sempre attenta alle iniziative culturali pontecorvesi. Una delega importante, quella della cultura, a cui abbiamo dato particolare attenzione, e Moira ha lavorato su tanti progetti di attenzione a questa parola che ha ampi significati, la parola cultura, che sembra nulla ma è tantissimo, perché viene da coltivare tutto ciò che è nella memoria e che non va dimenticato, coltivare tutte le tradizioni locali e soprattutto integrarsi con tutto ciò che è il patrimonio culturale italiano. Oggi un bellissimo convegno, non mi addentro in cose tecniche perché rispetto i tecnicismi e le culture degli altri, per cui vorrei solo ascoltare quello che avete da dire, quindi sono qui solo a salutare e a salutarvi e a ringraziarvi per aver aderito a questo evento nella nostra città, con un pensiero che ci tocca particolarmente, perché noi quest'anno trascorso e questa settimana abbiamo purtroppo dovuto pagare ancora una nota, un prezzo altissimo in termini di vite umane giovani, con eventi drammatici, tanto che domenica scorsa senza indugio ha dovuto sospendere volutamente, con serenità e con tranquillità d'animo, la manifestazione Candide della cultura pontecorvese, perché il Carnevale è per noi un atto e una manifestazione culturale importante, la 68ª edizione. L'altro giorno vedevo nell'archivio Luce i filmati e devo ringraziare il qui presente Roberto che conserva tantissime immagini, filmati delle edizioni trascorse. Ricordo soltanto che ero affacciato sul balcone di fronte, avevo 3 anni, abitavo lì in quella palazzina di fronte, con la febbre a 40 non potetti partecipare attivamente al Carnevale, piangendo vidi un carro straordinario, 1970-71, era Carnevale 71, gli aristocratici.